una boccata, poi a fuoco con te. La danza della brace brucia l'anima e tu vuoi farmi del male. Ti dono la mia lama ed il mio cuore, il piacere, il potere di distruggermi. Tu puoi farmi del male. Affonda e fammi del male. Sono un corpo tra le rose, le cupe spine trapassano. Benvenuti e bentornati a tutti amici e amiche membri di questa ciurma. Questo è ufficialmente il quinto e ultimo episodio della nostra piccola rassegna Salotto Pirata, una rassegna intima molto 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 personale in cui abbiamo ospitato diversi ospiti già del festival organizzato dalla Città della Scienza Futuro Remoto, che è dedicato al pianeta e ai grandi cambiamenti epocali. Ma oggi effettivamente parliamo di qualcosa di leggermente diverso, ma personalmente estremamente affascinante. Uno, perché mi piace l'argomento, e due, perché non ne so abbastanza e quindi voglio sapere tutto. Parleremo di biomimetica, design, arte, architettura,
architettura, natura, scienza, un po' di tutto. E l'ospite che avremo qui l'occasione di ospitare nel nostro palco virtuale è un architetto, dottore in ricerca in tecnologia dell'architettura, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vitelli, e insegna Bio-Innovation Design e Design per la Visualizzazione Scientifica. Quindi diamo il benvenuto su questo palco a Carla Langella. Ciao Carla! Ciao, buonasera Barbascura, buonasera a tutti e grazie per avermi invitata. Oh, ma grazie a te per aver accettato. Noi ci siamo fatti una chiacchierata prima di iniziare, molto così tranquillona, dove ci siamo raccontati un pochino di fatti, ed è una figata perché effettivamente tu ti occupi quindi di bio-innovation design, design per la visualizzazione scientifica, ed effettivamente molti sono sicuro si stanno chiedendo che cos'è sta cosa, in cosa consiste. Se tu dovessi raccontare cosa fai o in cosa consiste la tua ricerca a delle persone che non ne hanno idea, a parte il fatto che ovviamente fra poco mostreremo le fotografie e lì arriverà la figata ipergalattica perché avremo modo proprio di vedere la cosa, però come la spiegheresti? Sì, allora prima di tutto io ci tengo a specificare che la parte didattica e la parte di ricerca del mio lavoro sono fortemente integrate, quindi i nostri giovani studenti partecipano molto alla mia ricerca, alla ricerca del mio gruppo. Siamo un gruppo molto, molto stretto, molto anche ricco di persone, di competenze. Quello che facciamo, cerchiamo di trasferire i risultati della ricerca scientifica, in particolare dai campi delle bioscienze, cioè delle scienze che si occupano della vita, quindi non solo biologia, ma anche biomateriali, biochimica, biofisica, neuroscienze, al design sia di prodotti che di servizi, dove all'interno dei servizi parliamo anche di servizi di comunicazione visiva, quindi della componente grafica e comunicativa. Quindi l'idea è quella di impiegare tutti gli strumenti del design, del design thinking, tutto quello che comunque il design era in grado di fare per avvicinare la scienza alla società. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso dei prodotti che poi entrano nelle vite delle persone e partecipano alla vita quotidiana delle persone. Quindi è un modo per fare in modo che le persone poi comunque possano usare i risultati della scienza. Mm-hmm. Questo è quello che sta a cuore a me, perché spesso la scienza va per la sua strada, per una strada sempre spesso meravigliosa, gli scienziati pubblicano i loro bellissimi articoli, ma tutto questo non sempre riesce a riflettersi su un miglioramento della vita delle persone. Allora io ho iniziato guardando alla biologia come mentor, come maestra di design per la sostenibilità, perché da sempre il mio profilo è quello di designer sostenibile. Io faccio parte di una scuola universitaria, ho avuto due grandi maestre, la professoressa Gangemi e la professoressa Ranzo, che sono state delle antesignane del design per la sostenibilità. Quindi ormai da più di 20 anni mi occupo di design per la sostenibilità, e nella biologia ho trovato la strada per rendere i nostri prodotti, i nostri artefatti più sostenibili, più vicini agli equilibri, alla diversità della natura e del nostro ecosistema. Quindi potremmo dire due cose a riguardo. La prima è che ci sono due modi diversi ovviamente per trasformare le informazioni o quello che sappiamo della natura in qualcosa di pratico, di utilizzabile. Il primo è capire in che modo costruire ad esempio dei materiali o dei prodotti per integrarli perfettamente all'interno di quello che è già l'equilibrio naturale e tutto il resto. Oppure l'altro è risolvere dei problemi che noi abbiamo ispirandoci a quel che la natura è riuscita a ottenere, no? In un certo senso, perché la natura ha creato un sacco di strutture, di architetture, di ingegneria ottimizzata nel corso degli anni, anche semplicemente materiali incredibili e rivoluzionari che noi non siamo ancora in grado di riprodurre, però ecco, ci possiamo ispirare a quelli per dire se riusciamo a fare la stessa cosa
pazzesco. Quindi studiamo come fanno questi animali, come fanno queste piante, come fanno questi batteri, come lavora questo enzima. Proviamo a fare la stessa cosa noi, o meno avvicinarci, e vediamo se riusciamo a ottenere un risultato simile, no? Sì, infatti nel design biomimetico esistono due tipi di strade principali. Una è quella che cerca la risoluzione dei problemi del progetto nella natura, nella scienza. Quindi è come se facesse delle domande alla scienza. Quindi io ho questo problema specifico da risolvere, andiamo a vedere in natura quali organismi, quali sistemi naturali fanno qualcosa di simile, costruiamo delle analogie, delle astrazioni e trasferiamo questi concetti, questi principi, queste logiche nel progetto di artefatti. L'altra strada invece è quella che invece parte dalla biologia, cioè c'è un gruppo di ricercatori, biologi, che stanno scoprendo delle nuove proprietà della biologia di alcuni organismi. Nel mio caso ho avuto un'esperienza nel campo delle diatomee, adesso degli echinoidi. E a quel punto siamo noi che ci poniamo il problema, l'opportunità di dire: ma tutto questo, tutto quello che stanno scoprendo gli scienziati, in cosa potrebbe servire? E queste sono due strade diverse. A me è capitato di intraprendere entrambe. Mi interessa più la prima, perché in realtà, essendo io designer, progettista, a me piace risolvere problemi del vivere, risolvere problemi irrisolti, i problemi anche spesso inespressi, i nuovi problemi. Io cerco di insegnare ai miei studenti a guardare i problemi che emergono dalla nuova società, da quello che succede intorno a loro, e di provare a trovare delle risposte nella scienza, nella tecnologia, nella biologia. Certo. La seconda strada però è quella che magari ci fa cedere maggiormente finanziamenti, perché c'è un'opportunità, perché c'è un interesse per quel tipo di organismo, per quel tipo di ricerca, e noi ci innestiamo per aiutare gli scienziati con un approccio che cerca di essere bionivoco, cioè noi traiamo ispirazione dai loro strumenti, dalle loro ricerche, ma un po' cerchiamo anche di aiutarli. Per quanto riguarda il biomimetico, mi avevi fatto venire in mente prima, ti ricordi prima di iniziare ti avevo detto mi hai fatto venire in mente un sacco di cose, però non te voglio parlare adesso, così ne parliamo in live. Mi è venuto in mente che io ad esempio avevo un professore durante la laurea triennale che si era fissato nello studio proprio di come fossero costruite il guscio delle cozze, per dire. Fantastico. Perché lui aveva detto: ma la cozza, per la sua dimensione, per la sua forma, tutto quanto, dovrebbe avere, anche per lo spessore del suo guscio, dovrebbe avere una fragilità molto più alta, invece è dura, è proprio super resistente. Com'è possibile? Quindi lui si è messo a studiare e si è accorto che è costituita a strati, e ci sono come tante scaglie ficcate una dentro l'altra che incrementano enormemente la forza di questo materiale. Lui ha detto: io lo sto studiando per poter ottenere cose simili o applicarlo in altri contesti. Ricordo l'esempio di telescopi per osservazione astronomica che sono ispirati a occhi di insetti, quindi molteplici pannelli, molteplici obiettivi che mettono insieme l'immagine. Oppure ancora un'altra cosa molto bella, era un ragazzo che ho conosciuto durante una conferenza a Salonicco in Grecia, che lui studiava i ragni per la tela del ragno. Perché lui diceva, effettivamente questa è una cosa molto studiata in realtà, la tela del ragno ha una resistenza assurda considerando quanto è poco spessa, e facendoti i calcoli lui aveva detto: se noi avessimo fossimo in grado di produrre un materiale come una corda, però metterla collegandoci due grattacieli, noi saremmo in grado di fermare un aereo in corsa tranquillamente, per spiegare quanto era forte come materiale, quanto era importante studiarlo. E questa cosa per me era una figata. Poi vabbè, mi ha raccontato anche che lui andava a raccogliere proprio la tela del ragno direttamente dal ragno con uno stuzzicadente, tipo lo avvolgeva
lì dove dovrebbe uscire, e quindi niente, mi aveva fatto un sacco ridere questa cosa, però è una figata. Tutti sono esempi, tutti questi sono esempi che a me hanno capitato di toccare, però effettivamente dato che tu mi hai mandato delle immagini e una presentazione e quant'altro, e ho visto delle cose fantastiche, proprio fantastiche, te ne metterei qualcuna. Ok. Giusto perché voglio far vedere alle persone di cosa stiamo parlando, e così me le commenti. Io adesso sto cercando. Qua ci sono immagini separate. Ah, guarda qui chi c'è. Allora, le immagini separate sono quelle di questa mostra che oggi anticipiamo, che è stata già anticipata durante il futuro remoto. E... Ops. Cosa stai mostrando? Eccolo. Questo è quando uno dei visto, tuoi detto, preferiti. Vincenzo, io lo so. Vincenzo, è lui. È lui. Perché Vincenzo? Allora, perché? Perché... con Città della Scienza stiamo preparando una mostra che verrà inaugurata il 20 dicembre, coordinata da Carla Giussi, che è l'architetto capo di Città della Scienza, con una serie di scienziati sia dell'Università Federico II sia del CNR, Marco Moracci, Beatrice Cobucci Pozzelli, Ponzano, Anna Valente, sono alcuni di questi ricercatori, ma sono veramente tantissimi. E stiamo organizzando questa mostra sugli estremofili perché sono degli organismi che, anche come tu sai, ho visto diversi video in cui tu li tratti, sono veramente molto molto interessanti. Sono interessanti perché resistono, anzi loro vivono in degli ambienti, in condizioni per noi impossibili, quindi ad altissime temperature, ad altissimi livelli di acidità, a bassissime temperature nei ghiacciai, e hanno tutta una serie di caratteristiche che gli consentono di vivere in questi ambienti. E lo studio di questi organismi è molto utile anche proprio nel trasferimento tecnologico. Parlavamo prima del fatto che attraverso lo studio di alcuni sistemi biologici riusciamo non soltanto a trasferire dei principi e delle logiche, ma proprio a usare a usarli come materia prima dell'esperimento. Quindi all'interno di questa mostra, che si chiamerà Extreme Tour, in cui noi attraverseremo alcuni territori incontrando gli estremofili caratteristici di questi territori, in particolare i Campi Flegrei, che è il luogo vicino Napoli dove sono stati isolati degli estremofili molto interessanti, dei termofili, racconteremo a diverse scale di ingrandimento il rapporto tra questi estremofili e l'ambiente, e poi i motivi per cui questi scienziati li studiano. Io trovo che questa mostra sarà molto interessante perché in realtà apre un mondo che poi affascina tantissimo i bambini, ma anche gli adulti, gli stessi ricercatori. E poi in Italia noi abbiamo anche delle eccellenze su questo, in particolare in Campania, proprio perché abbiamo questi ambienti estremi dove i nostri ricercatori hanno la possibilità di andare a campionare direttamente, quindi campionano e li studiano immediatamente a breve distanza. E abbiamo delle eccellenze, abbiamo dei primati, e sono delle ricerche molto affascinanti perché sono recentissime, cioè, tipo sono stati scoperti intorno agli anni 80, quindi stiamo parlando di cose molto molto recenti. In questa mostra vorremmo raccontare il mondo degli estremofili. È ragione a dire che piacciono molto i bambini. In diverse occasioni, quando ho fatto degli eventi pubblici, ci sono stati dei bambini che mi hanno portato un vasetto e mi hanno detto: dentro c'è Vincenzo, te lo lo avevano trovato. Quindi, cioè, per farti capire, io ho detto wow, un tempo si portava a casa il gattino, adesso mi stanno portando a casa dalla famiglia il anche tardino. Mio figlio lo desidera. Che spettacolo. Moltissimo. E qui cosa stiamo vedendo? E qui sono sempre alcuni estremofili. Adesso se scorri qualcuna di queste immagini, in realtà queste sono delle anticipazioni che io ho portato del lavoro che stanno facendo i grafici Roberta Angari con col coordinamento appunto di Carla Giussi, proprio per progettare questo allestimento. Quindi questa è proprio una preview, un'anticipazione di quello che poi sarà un ambiente
immersivo in cui si entrerà proprio nel mondo di Estremofili e si arriverà anche con dei sistemi di realtà aumentata, quindi con vari tipi di tecnologie, di approcci exhibit, a quasi a impersonarsi in maniera empatica negli estremofili, perché la nostra idea è a un certo punto di far sentire il visitatore un estremofilo, anche perché poi in fondo l'idea è Ma anche del significherebbe paragone. mettere cioè, il visitatore molto a disagio in un ambiente in cui non dovrebbe No, essere, e lui fagli dice. sentire comunque che lui in realtà ci sta bene lì dentro. Questa è la cosa interessante, perché l'estremofilo in quell'ambiente ci sta bene e lui è riuscito nell'evoluzione adattarsi, comunque a caratterizzarsi in quel modo, mentre noi per adattarci stiamo facendo veramente un sacco di danni, mentre gli estremofili non fanno male a nessuno. Allora c'è anche questo aspetto della metafora dell'uomo che comunque sta impiegando tante risorse, sta distruggendo tante risorse, sta inquinando tanto per potersi costruire il suo ambiente ideale, mentre invece gli estremofili si sono adattati, hanno adattato i loro caratteri biologici. Quindi c'è anche un discorso legato alla sostenibilità, che poi è il tema della nostra 34esima edizione di Futuro Remoto, il Certo, pianeta, il e si pianeta. connette comunque a quello, sì. E beh, certo. Io nella presentazione che mi hai mandato ho trovato delle immagini molto belle. Volevo vederle, guardarle con te e più che altro mi raccontassi perché le avevi scelte o che Sì, cosa. Tipo, ti questa è racconto. bellissima, capolavoro di fotografia, veramente bellissimo. Allora, in questa io la uso spesso questa immagine in tutte le mie presentazioni, perché per me è un po' la metafora del lavoro che noi facciamo con gli scienziati. Cioè, per me si parla tanto di transdisciplinarità, multidisciplinarità, interdisciplinarità e tutti, diciamo, ne parlano molto facilmente ormai, ma è molto difficile, difficilissimo soprattutto per noi designer che non abbiamo le competenze di base per poter interagire con grande sicurezza con gli scienziati, è necessario comunque adottare dei protocolli, dei metodi, degli approcci anche un po' studiati. Noi in tutti questi anni di lavoro, il laboratorio che io ho fondato, che si chiama Hybrid Design Lab, è nato nel 2006, quindi ormai sono tanti anni che abbiamo questo tipo di esperienza. Ci siamo resi conto che ci sono alcune cose che devono essere fatte per ogni progetto. La prima cosa è, dal primo giorno, dalla prima riunione di progetto, individuare subito dei linguaggi comuni. Perché uno dei problemi principali è proprio il dialogo, il fatto che abbiamo linguaggi differenti, e l'altra è individuare obiettivi comuni. E questo è ancora più difficile, perché se tu immagini che i designer come obiettivo finale del loro progetto hanno quello di elaborare dei progetti, dei prodotti che poi magari vadano in commercio o comunque che arrivino ad essere utilizzati dalle persone. Quindi questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo degli scienziati è pubblicare prima possibile articoli originali, dati originali, e spesso magari temono che invece la nostra tendenza a voler sedimentare tutto in un prodotto possa poi deviarli da quell'obiettivo di gran velocità. E invece negli ultimi anni poi stiamo riuscendo a farlo, sia perché i ricercatori stanno sempre più interessandosi all'idea di fare start-up e di tradurre le loro ricerche in prodotti e di andare quindi su uno sviluppo economico, sociale del loro Meno male, progetto. Meno meno male. male. Sì. Nello stesso tempo noi stiamo studiando, stiamo imparando comunque e abbiamo anche noi sempre più interesse ad avere, per esempio, a pubblicazioni su riviste indicizzate, a entrare comunque nel gotha della vera ricerca, perché in passato, quando io ho iniziato, gli architetti, i designer pubblicavano spesso su riviste soltanto in italiano, raramente in quelle internazionali, raramente in quelle indicizzate. Adesso ci stiamo avvicinando in realtà, o comunque la mia sensazione è quella, forse perché io sto imparando sempre più a interagire con loro. Beh, io sono molto contento perché più che altro è una cosa su cui io ho sempre mi sono sempre battuto in tutti i laboratori in cui sono andato, perché
perché secondo me è impossibile, a prescindere dal campo, dal settore. L'ho già detto in altre occasioni in questi giorni, quindi chiedo scusa se mi sto ripetendo per qualcuno che ha guardato anche le altre live. Però sì, cioè, l'essere interdisciplinare è oggigiorno una cosa indispensabile. Quindi bisogna imparare a collaborare con persone che vengono da altre branche di conoscenza, perché ovviamente nessuno sa tutto, è impossibile immaginare di sapere tutto, di essere bravi in tutto. Essere bravi nel proprio e essere in grado poi di dialogare o di formare dei team, collaborare, eccetera, eccetera, è una cosa indispensabile. E io purtroppo mi sono spesso scontrato con determinate realtà che invece si chiudevano. Volevano evitare proprio il confronto, cosa che è la cosa più sbagliata possibile da fare. Quindi sono molto felice che si stiano facendo questi passi in quella direzione, perché insomma ci voleva proprio, anche perché si va avanti più velocemente, si fa meglio, è normale che sia così, no? Sì, ma pensa per esempio che io nelle prime riunioni ho avuto delle esperienze pazzesche, tipo per esempio una volta in una riunione con un fisico, perché poi appunto non lavoriamo solo con i biologi, ma anche con i fisici, con i chimici, certo, tantissimo. Certo. Con un fisico lui approcciò dicendo, ma tu cosa ci fai in questo progetto? Voi designer servite a fare soprattutto delle belle sedie, molto belle ma molto costose, quindi che cosa c'entri tu in questo progetto? Vabbè. Per cui io e i miei collaboratori cerco di insegnare a loro a farlo. Entriamo in maniera molto, molto delicata all'interno dei contesti scientifici. Cerchiamo di essere umili, perché l'umiltà alla fine è importante. Cerchiamo di costruire anche delle relazioni un po' empatiche. E poi abbiamo proprio elaborato dei metodi, per esempio usiamo lo sketch, cioè il disegnare insieme al ricercatore, allo scienziato, perché lo sketch è una dimensione, è uno strumento su cui ci riconosciamo, cioè ci troviamo, ci capiamo. Per noi designer è facile sketchare, e loro vedo che tutti, anche i fisici, i chimici, molto spesso sullo sketch ci riusciamo a capire, e allora man mano con l'esperienza abbiamo trovato modi per rispettarci e poi per iniziare ad apprezzarci e poi per continuare. Devo dire che poi con il fisico ho continuato a lavorare tanto, abbiamo pubblicato insieme, anzi forse l'articolo più citato che io ho è proprio con il gruppo di fisica con cui guidato da Ivo Rendina, che non era il fisico che mi ha detto se non servite, però comunque hanno apprezzato tutti poi. No, meno male. Qua c'è una battuta che è arrivata in live, cioè tra i commenti, probabilmente di un designer che se l'è segnata, ha scritto i designer fanno i bei disegnini, me lo sento dire da 15 anni. vabbè, quello è sempre il classico problema della percezione. Io sorrido penso sì, in fondo comunque l'obiettivo è quello di rendere il mondo più bello, questo sicuramente, ma rendere il mondo più bello significa anche rendere la vita delle persone più bella, più comoda, più sicura, più sostenibile, più equilibrata. E in fondo all'interno del concetto di bello ormai ci sono tanti tipi di bellezza, quindi sì, in fondo a me non dispiace poi dire che il design serve a fare del bello, ma dal punto di vista di tante sfumature. Certo, non solo quello insomma, bello e che quello resta estetica, lì, bello e utile. Qua ci abbiamo una fotografia meravigliosa. Comunque posso dire una roba. La biologia, per quanto mi riguarda, è diventata proprio arte pura quando abbiamo iniziato a essere in grado di fare fotografie al microscopio elettronico del microscopio. Io sono super affascinato del microscopico, no? E quando vedo delle fotografie del mondo microscopico che ci appare veramente lontano, è più bello per quel che mi riguarda che vedere la fotografia di una galassia. Sono d'accordo. Perché è una cosa pazzesca. Delle volte sono simili, dai. Sai, delle volte sono simili. Sì, nel senso conta che tanto anche
Delle morfologie si ripetono. È vero, è vero. Conta tanto anche la colorazione. Qui ovviamente non sono, lo dico alle persone a casa, non sono colori naturali questi. Questi sono il modo con cui prima di fare la fotografia abbiamo noi colorato, perché altrimenti sarebbe tutto quanto stato un pochino grigio, ecco. Quindi si fanno delle marcature o delle colorazioni sempre prima di fare le acquisizioni e poi escono queste fotografie. I colori Sì. sono stati scelti così. Io facevo delle fotografie al microscopio a fluorescenza che continuo a pentirmi, non so che fine hanno fatto con le fotografie. E No, sto che piangendo peccato. tantissimo perché c'erano delle fotografie incredibili. Sembravano reti neurali, Sì. galassie, erano bellissime. Le ho perse tutte. Mannaggia, sono passati Le 5 anni ormai. troverai, vedrai che le troverai. 5 anni in fondo non sono Mi tanto, sa le che faccio troverai. prima a comprarmi un altro No, quello microscopio. sì, quello sì. Allora, ti racconto la storia di questa foto perché ci sono molto affezionata. Allora, questa è una foto al microscopio realizzata da Luigia Santella, che è una grandissima ricercatrice di biologia, veramente molto brava, che si occupa di fecondazione di stelle marine e ricci. E lei è molto famosa in Giappone, ma è una ricercatrice della stazione Dorn di Napoli. Praticamente con lei e con l'intermediazione della biologa che si chiama Valentina Perricone, che è una biologa ibrida, io la chiamo perché è una biologa che sta facendo un dottorato con dei biologi e con me sulla biomimetica, quindi sul trasferimento biomimetico e anche con l'aiuto di alcuni ingegneri, ci siamo accostati a questo mondo della fecondazione e lei, questa ricercatrice, ha la capacità di cogliere proprio il momento in cui lo spermatozoo arriva nell'ovulo in questo caso una stella marina. Ed è lei ha una tecnica particolare per cui appunto in Giappone, in tutto il mondo è apprezzata, ma in Giappone è particolarmente apprezzata. Lei ci ha chiesto di aiutarla a mettere in evidenza la unicità delle sue foto, perché lei appunto la sua capacità è proprio cogliere quel momento preciso. E quindi con queste studentesse, Caterina Cavale e Fiamma Puca, abbiamo elaborato una serie di modifiche di questa immagine che non è soltanto colorazione, abbiamo applicato chiaroscuri, scelto colori in maniera fondandoci sui principi delle neuroscienze, quindi un principio di gerarchia visiva, cosa vedi prima, cosa vedi dopo. Noi abbiamo elaborato proprio un metodo che seguono i miei studenti di visualizzazione della scienza per fare una serie di cose, filmati, grafica abstract, eccetera, ma anche per rielaborare le immagini e in maniera tale da mettere in evidenza quello che è il carattere scientificamente più importante e più originale di quel lavoro. E devo dire che poi lei ha vinto una serie di premi, abbiamo vinto una serie di premi per immagini scientifiche con queste immagini, ma soprattutto sono molto fiera del fatto che un video che poi è stato fatto da Fiamma Puca su alcune di queste immagini di Luigia Santella è andato in Giappone e viene impiegato da molte delle università giapponesi che si occupano di biologia. Quindi il video elaborato nel nostro corso diciamo, gran parte delle motivazioni sono dovute alla grandissima qualità della ricerca di Luigia. Abbiamo questo video che viene usato dai professori giapponesi. Quindi, quando io sono andata in Giappone e ho incontrato un professore giapponese, lui mi ha detto: "Siamo entusiasti di questo video che avete fatto, perché lo usiamo?" E gli studenti capiscono benissimo questa Eravate delle star innovazione. hollywoodiane, tipo Sì, star del è cinema, perché stato capito? Oh mio Dio, li fantastico, perciò un conosciamo. bel ricordo perché è stato fantastico, mi sono E sentita beh. soddisfattissima. Eh E no, ho scritto ma. ovviamente a Gina, grazie, grazie, grazie. Comunque, cavolo, lo capisco. A parte l'immagine che è bellissima, ma poi, insomma, se tu devi insegnare c'è questa immagine, o comunque devi fare una mostra e c'è questa immagine, cioè, è che vuoi di più? Perché in Pazzesco. fondo puoi usare i colori, però qui c'è un lavoro abbastanza approfondito appunto proprio di rielaborazione dell'immagine che rimane quella, perché l'immagine scientifica è quella, non Beh, abbiamo cambiato certo. cose, però appunto abbiamo applicato
chiaroscuri, profondità, scelta di colori, come ti dicevo, tutte strategie che servono proprio a mettere in evidenza alcune cose. È un po' come giocare con a fare, cioè col Photoshop, però senza, cioè ovviamente senza Lo facciamo, alterare. quelli sono i nostri strumenti, quelli sono i nostri strumenti, però con delle maschere selettive, diciamo che usiamo questi strumenti in maniera molto molto avanzata, molto raffinata, Certo, diciamo. certo. No, senza ovviamente alterare il senso della cosa, voi semplicemente andate Assolutamente, a. l'immagine è quella, sì. Guarda qua che bella questa. Vabbè, non lo dico a te, lo dico alle persone a casa, figurati se sono E hai d'accordo. colto infatti la stessa ricerca. Questo è il pezzo di video, il frammento di video di cui ti Ok. parlavo. Quindi è proprio Gina Santella e la nostra elaborazione, l'elaborazione della nostra Fiamma Cuca che ha elaborato questo video con una serie di dettagli, perché poi non solo cambiamo i colori, mettiamo i chiaroscuri, eccetera, ma poi mettiamo delle indicazioni, mettiamo dei puntatori proprio per far comprendere. Quindi abbiamo, diciamo, in qualche modo commentato e rafforzato il video, ed è proprio questo il video di cui ti stavo parlando. Quella di prima era un'immagine della stessa ricerca, e questo è proprio un frammento del Ma quindi video. questo cosa rappresenta? Cosa sto vedendo? Questi sono degli embrioni di stelle marine, sono dei Ah. piccoli, quindi sono quelli che sono venuti fuori da quello che è successo prima. Ok, sono in piccoli di sé. Wow, bellissimo. Vedi, comunque fa la sua sporca figura. Questi sono degli, dei graphical abstract. Immagino che siano per Sì. semplicemente Allora, per magari forse c'è rappresentazione. da specificare che quali sono, diciamo, i tipi di artefatti grafici che noi mettiamo su. Nel corso di visualizzazione della scienza e poi in tutte le ricerche che facciamo con i ricercatori, in questo senso, noi diamo la possibilità agli studenti, io cerco di dare la possibilità agli studenti di imparare a elaborare diversi tipi di artefatti che sono richiesti dagli scienziati e che servono sia a comunicare la scienza agli scienziati. Quindi i graphical abstract sono dei grafici che gli scienziati inseriscono all'interno delle loro pubblicazioni. Quindi spesso le riviste, soprattutto quelle più importanti, richiedono questi graphical abstract che sono delle immagini piccolissime quanto una colonna di testo che devono però riassumere tutta la ricerca. È una cosa difficilissima. Tra l'altro, in genere, gli ingegneri, in questo caso abbiamo lavorato con dei bioingegneri, tendono a realizzare dei graphical abstract molto complessi che in realtà non riescono a mettere tanto bene in evidenza invece il valore di questa Ti ricerca. dovrei far vedere i miei, mamma mia, che schifezza. Vabbè, facciamo io. Possiamo aiutare. Un solo secondo, visto che qualcuno se Sì. l'è persa. Questi erano embrioni di stelle marine. Perché qualcuno lo stava chiedendo. Aveva perso soltanto questo passaggio. Sì, vabbè, per chi non lo sapesse, i graphical abstract a volte, quando mandi l'articolo scientifico, no? Ti chiedono un'immaginetta con delle dimensioni ben precise che rappresenti, racchiuda con quell'immagine il succo della tua ricerca, l'obiettivo, cosa hai fatto, una cosa che secondo te è molto importante da sottolineare circa quell'articolo, così, capito? Quando tu vai sulla rivista online per cercare il tuo articolo, a fianco c'è questo graphical abstract che ti esalta il contenuto e quindi tu sei più indirizzato su quale articolo leggere, eccetera, eccetera. Sì, Quelli che adesso lo facevo io li facevo notano con PowerPoint e facevano molto. schifo. Il problema è quello che gli scienziati lo fanno con PowerPoint in genere. Io insegno ai miei studenti a elaborarli appunto secondo un metodo che si basa sull'individuare i vincoli, per esempio le convenzioni, ma anche le aree che invece si possono cambiare, gli obiettivi comunicativi, le sfide rappresentative. Il linguaggio grafico da utilizzare, quindi c'è proprio uno strumento che abbiamo pubblicato tra l'altro su un libro open source che si chiama Design for Visualization of Science, che si può trovare gratis in rete, e abbiamo messo appunto questo metodo e i ragazzi scelgono poi nel corso dell'esame se realizzare una graphical abstract o un video scientifico o una rielaborazione d'immagine o un'illustrazione, per esempio. In questo caso la ragazza che si chiama Angelica Cerullo ha lavorato con l'IIT di Napoli, che è un centro di biomateriali,
e ha lavorato su questo sistema di microfluidica che collega attraverso una microfluidica un tessuto biomimetico di cellule del cervello in tessuto biomimetico di cellule invece dell'intestino per testare farmaci o anche principi nutritivi e testare soprattutto la connessione tra, sappiamo che abbiamo un effetto, diciamo, una correlazione tra quello che succede al nostro cervello e quello che succede all'intestino, tanto che si dice che l'intestino è il nostro secondo cervello. Quindi questa ricerca di due bravissime ricercatrici, Vincenza De Gregorio e Giorgia Imparato, ci ha portato in questo mondo bellissimo. Noi abbiamo realizzato anche il progetto del dispositivo, quindi in questi casi gli studenti entrano anche nella progettazione del dispositivo, perché loro avevano messo su ovviamente uno schema, lo stavano testando e noi abbiamo provato anche a realizzare proprio quello che per noi poteva essere il dispositivo più ottimizzato dal punto di vista del design. E poi abbiamo fatto anche un video proprio con cui loro poi vanno ai convegni a presentare la loro ricerca E a fare un testuale. figurone, a mettere tutti in imbarazzo, perché vuol dire che Speriamo. ancora dopo dicono: cavolo, ma il mio fa schifo. Vabbè, succede sempre. Però Speriamo. bellissimo, veramente veramente bello. Speriamo in un futuro in cui cresca, non lo so, pensateci di creare un software con delle cose preimpostate, magari uno si costruisce. Esiste, allora Esiste? esiste, però ne esistono diversi e io li mostro. È una delle prime cose che mostro agli studenti, dicendo questi sono i nostri competitors ed è come se fosse un PowerPoint della visualizzazione scientifica. Certo, sarà Però sempre ovviamente basilare, sempre. vengono tutti standardizzati e poi non c'è questo lavoro, diciamo, di strategia comunicativa, capito? C'è un lavoro quasi di cartoon, è un po' un'evoluzione del PowerPoint con proprio già le cellule, già gli omini. Certo. Ci sono una serie di elementi base in libreria che sono sicuramente utili, però quello che io a cui punto è di formare delle nuove generazioni di E beh, designer che vadano nei certo. laboratori a fare questo, anche perché nei laboratori più importanti del mondo questo sta avvenendo. Harvard ed MIT hanno dei designer all'interno. E devo dire che anche i nostri laboratori, perché all'IT comunque abbiamo alcuni designer, alcuni hanno lavorato anche per diversi anni proprio all'interno dei gruppi di ricerca. Adesso nel centro di neuroscienze del nostro Ateneo c'è Antonia Oletta, una ricercatrice che è nata con me come designer e che è proprio io le chiamo designer in lab e i miei studenti per me, io li definisco designer in lab o designer scientifici, sono designer che entrano nei laboratori e che lavorano, collaborano con i ricercatori. La mia più grande soddisfazione è quando li assumono, quando un laboratorio di biomateriali o un laboratorio di fisica assume o comunque dà un contratto a uno dei miei studenti. E devo dire che sta succedendo sempre di più ex studenti, perché adesso sono dei bravissimi professionisti, però E beh, quando ti devo rendi dire che conto adesso ce ne dell'utilità, non puoi più farne a meno. Speriamo sono tanti. E che qui è inizi a nato girare questa mo. un nuovo filone. Sì, sta Perché è una succedendo. cosa, sì, che molto spesso, capito, uno si focalizza solo sulla propria ricerca, ma secondo me il design, oltre a tutto, serve anche per renderla appetibile sta ricerca, cioè voglio dire, per renderla. Per farla capire meglio. Certo. Io vedo qui, ad esempio, questa immagine. Allora, questa è un'immagine di un riccio con una serie di vista, diciamo, alle diverse la parte con la parte organica, solo lo Questi con gli scheletro aghi, e questo è la senza. struttura diciamo meccanica. Quindi la parte diciamo studiata con Assem per capire il comportamento strutturale, e questo è l'argomento proprio su cui sta lavorando Valentina Perricone, che è questa biologa di cui parlavo prima, che sta facendo il dottorato con me e con Mario De Stefano e Daniela Candia, che sono due importanti biologi, e sta lavorando a in bilico, diciamo, tra design, biologia e anche ingegneria, perché poi ha coinvolto anche un gruppo di ricerca di
ingegnere importante, Francesco Marmo, e tutto il gruppo che lavora con loro. E in questa immagine, questa è l'immagine, diciamo, una delle immagini che lei utilizza per dimostrare come è strutturato questo il riccio, perché il riccio appare, diciamo, prima tu parlavi delle conchiglie. Il riccio è una struttura che sembra leggerissima, no? È leggerissima, però a parità, diciamo, se fosse ingrandita sarebbe veramente molto resistente, resiste molto alle sollecitazioni. E quindi loro e noi stiamo studiando questi aspetti meccanici. E in questa immagine la nostra studentessa di design per la visualizzazione ha provato a integrare il linguaggio fotografico con il linguaggio invece di schema grafico e con poi l'illustrazione. Quindi spesso noi nella visualizzazione scientifica, cosa che capita raramente nella grafica, tendiamo a mischiare anche dei linguaggi, degli strumenti, proprio perché aiuta questo approccio a mettere in evidenza la gerarchia, quindi anche i messaggi. E questo studio, per esempio, in questo studio Valentina ha coinvolto un professore molto importante di strutture, di un professore di scienza delle costruzioni che si chiama Luciano Rosati, che è rimasto affascinato da questo mondo degli echinoidi, dei ricci, e quindi ci sta dando un grande supporto. E diciamo che anche immagini come queste, ovviamente non è quello, perché la bravura di Valentina è il fatto che siamo un team molto entusiasta, però anche strumenti come questo servono poi a coinvolgere delle altre competenze, e soprattutto competenze di livello così grande, proprio delle eccellenze della ricerca, e di questo siamo molto molto soddisfatti. Beh, certo. Comunque, veramente bella. Ho visto che anche in chat stanno molto apprezzando. Cioè, voglio dire, tu hai proprio idea perfettamente di cosa stai parlando. Vedi quella fotografia e dici, perfetto. Cioè. Qua, invece, che cosa stiamo guardando? Allora, questi sono dei dispositivi sempre realizzati in questo caso con il gruppo coordinato da Filippo Causa, che è un ricercatore dell'IRT, e sono dei dispositivi che analizzano il sangue con un sistema anche qui di microfluidica e di interazione con l'ottica, e che riescono a fare uno screening molto veloce del sangue per diagnosticare, per esempio, malattie come alcuni tumori del sangue. E noi in qualche modo, questo è un graphical abstract, volevamo mettere in evidenza che il dispositivo che anche qui abbiamo disegnato secondo un nostro approccio progettuale, che è quello bianco, ha un flusso di entrata e un flusso di uscita, e quindi in questo caso abbiamo rappresentato la cosa, il concetto, in maniera più simbolica, per far capire che entra un flusso di materia molto consistente, ma esce anche un flusso di informazioni molto importanti, come se ne fosse da un piccolo dispositivo, perché loro stanno mettendo a punto un dispositivo molto piccolo ma molto efficace. Quindi alcune volte noi abbiamo uno stile un po' più realistico, come nel caso del riccio, e più illustrativo. Altre volte, quando si tratta, per esempio, di mettere a punto, di rappresentare dei dispositivi che ancora non esistono e che loro stanno studiando dal punto di vista biotecnologico, dal punto di vista bioingegneristico, bisogna interpretarli, e quindi delle volte noi li interpretiamo in una maniera anche un po' più poetica, tra virgolette, per renderlo anche appetibile. Alle volte è carino, cioè, ovviamente ci sta pure farlo più schematizzato come in questo caso, no? Sì, Quando devi sì, sì. illustrare una cosa molto essenziale, ad esempio, queste sono immagini che funzionano alla grande sia negli articoli che ad esempio quando fanno videocorsi o quant'altro. A me piacciono molto perché in questo caso tu puoi veramente mettere in evidenza soltanto quello che ti sta interessando. Qui Dei vedo delle proteine di membrana, peptidi che tu conosci, perché mi hai detto che ne hai parlato, sì. ci hai lavorato. Sì, questo è il lavoro di una professoressa di farmacia che si chiama Oh, Stefania carino. Galdero, e che in questo caso, vedi, per questo ti dicevo, noi
in base a dopo una serie di incontri con gli scienziati, quando ci rendiamo conto di qual è il target a cui ci dobbiamo riferire e quali sono gli obiettivi comunicativi, anche se il target, in questo caso il target non sono dei bambini, Beh, ma no, no. l'obiettivo però era un video molto semplificato di una cosa molto complessa e che tra l'altro non è che la vedi facilmente perché è in gran parte interpretata, quindi non può essere realizzata in maniera Ma troppo certo, realistica. cioè voglio E dire in quindi questo l'idea è fare caso. una specie di cartoon. Era un video, questo è un frammento di un video molto, molto divertente. In questo caso è molto più utile e chiaro perché, per esempio, ci sono delle volte in cui io stesso ho fatica se ho dei video che mostrano proprio processi biologici a spiegare cosa sta succedendo. Quindi, anche quando faccio i video miei, molto spesso metto in pausa e incomincio a usare le frecce, però è un casino. In questo caso è più semplice. Avevo visto un altro qui, ad esempio, qui è molto chiaro. Beh, stai esprimendo un concetto, voglio dire, vai direttamente lì e basta. Qui anche, qui vedo che è tutto molto chiaro ed è messo in ordine, evidenziato proprio quello che dovevate evidenziare. E poi c'è questa fotografia che è bellissima. Che sempre quelli che ti piacciono di più sono sempre sue, della nostra Gina Santella, Luigia Santella. Sono sempre questi sono degli spermatozoi che entrano nella membrana dell'ovulo, quindi vedi che proprio si infilano. E lei è una maga proprio del Mamma microscopio, mia, questo è che riesce, ma non solo del sempre microscopio, è sempre Gina Santella, Luigia sempre Santella, Ricci. sempre. Sempre Oricci o Stelle Marine, adesso non ricordo Ok. specificamente di che cosa, mi pare che sia sempre la Stella Marina, però lei lavora sia sulle Stelle Marine che sui Ricci e ha questa capacità anche di fare un trattamento poi particolare, cioè ha proprio un suo metodo originale per riuscire poi ad attrarre, a preparare la membrana, insomma, sono foto veramente molto significative dal punto di vista biologico e per esempio l'uso di questi blu che mettono in evidenza proprio i filamenti degli spermatozoi sono devo dire che è stato efficace Perché perché lei l'ho le ha visto colorate in subito blu, che no? no, questo è il lavoro che abbiamo fatto noi. Lei Ah, ci dà ok. l'immagine in bianco e nero e noi Ok. attraverso un dialogo con lei capiamo che cosa deve stare in primo piano dal punto di vista proprio dell'attenzione dell'osservatore e cosa invece deve stare in secondo piano. Per esempio, lei ci teneva che noi mettessimo in evidenza tutti questi fori che nell'immagine SEM non erano molto evidenti, quindi siamo andati a scurire molto questi fori e a mettere molto contrasto. E quindi spesso lavoriamo anche sul layer, cioè rendiamo un'immagine che di fatto è unica. Con una serie di maschere selettive riusciamo a lavorare sul layer e quindi a ottenere una visualizzazione che subito fa capire poi quali sono gli elementi principali, quali sono gli elementi secondari, qual è la struttura della materia, eccetera. Ma infatti, cioè, l'effetto è pazzesco, cioè, vedi tutto quanto estremamente chiaro, capisci tutto, è ovvio. Ah, qua ci sono anche fotografie, immagino, della mostra, le voglio mostrare perché le immagini della mostra, Sì, questo per questa è... esempio è un esempio, è una mostra fatta da Città della Scienza che si chiama Passione Virale, che è stata anche Sono presentata così dannatamente felice che l'abbiano fatta, perché... Ce n'era molto bisogno. Ed è una mostra che raccoglie delle varie, diciamo, spiegazioni sui virus, ma noi nello specifico, io quest'anno ai nostri ragazzi ho chiesto di raccontare quello che secondo loro era importante da mostrare rispetto al Covid e quindi fake news rispetto al Covid oppure quali sono le modalità di comportamento, le differenze tra le mascherine. Sono delle visualizzazioni che in questo caso sono un po' diverse da quelle che abbiamo visto prima, perché in questo caso è proprio comunicazione divulgativa proprio per la società, perché ci sembrava urgente. Eravamo proprio nel pieno, qui eravamo a marzo dell'anno scorso, cioè di quest'anno, e non sai la difficoltà del cercare pubblicazioni attendibili, perché poi la difficoltà A principale è marzo quella. poi a La marzo che difficoltà stavano iniziando. principale è far leggere ai miei studenti
pubblicazioni scientifiche, insegnargli che cos'è un impact factor, che significa comunque selezionare le fonti, leggere appunto gli abstract, eccetera. Questa invece è un'altra mostra che abbiamo fatto l'anno scorso, che è proprio a futuro remoto, l'edizione dell'anno scorso. C'era un padiglione sulla vegetazione, essere 4.0, quindi il rapporto con la vegetazione, e noi abbiamo fatto un'esperienza di realtà aumentata per mostrare i pollini. Questi sono i Sì, pollini. E quindi bellissimo. osservando gli alberi si potevano vedere i pollini, che sono la parte invisibile, perché secondo noi attraverso il design è utile negli exhibit scientifici mostrare quello che è invisibile, e ci si poteva anche giocare a pallone con questi pollini, cosa che a noi a Napoli riesce Beh, particolarmente sì, immagino sia affascinante. bene. Comunque sì, bellissimo. Tra l'altro sì, sono molto felice che abbiate parlato di virus in un museo perché io pensavo, cioè, perlomeno in Europa sai che c'è soltanto quello ad Amsterdam, che io sa, penso nel mondo c'è soltanto il Micropia di Sì, Amsterdam, che che bellissimo, tra l'altro. è veramente bellissimo. Infatti spero che ne facciano altri, perché quello funge da laboratorio e allo stesso tempo c'hai pure l'esibizione. Ed è super affascinante. Scopri un sacco di cose disgustose che quindi a me piacciono particolarmente. E vabbè, non guardi più la tua casa con gli stessi occhi. Infatti, il letto, il cuscino, riguarda. C'è un'altra parte di questa presentazione che mi piace da morire ed è quella di bioinspired, no? Insomma, di ispirarsi alla natura. Gli insetti in generale sono Sono i qualcosa miei che io preferiti. amo da impazzire perché hanno dei design pazzeschi e letteralmente hanno dei superpoteri Sì. e sono incredibili. E qui, ad esempio, Questo vediamo i quello che vedi, per particolari. esempio, noi abbiamo messo a punto, sempre con Valentina Perricone, un format, perché per insegnare ai nostri studenti ad avvicinarsi alla natura non soltanto come oggetto estetico, bella osservazione, contemplazione della natura, noi ci teniamo a insegnare ai ragazzi a guardare il dettaglio. Quindi all'inizio di tutti i corsi, ma anche dei progetti di ricerca, facciamo questo Nature Details, che è un format che abbiamo inventato, e facciamo così: se metti l'immagine precedente, vedi i ragazzi che si approcciano a diversi. Ecco qui, vediamo le varie fasi. Io porto e do la possibilità ai ragazzi di portare dei pezzi, io dico degli oggetti della natura, e quindi conchiglie, fiori, scheletri. Mi hanno portato anche lo scheletro di un topo una volta, e io gli porto tante lenti di Lo hai detto con una ingrandimento. nota di addirittura me l'hanno portato e che cavolo, perché vi ho Lo detto di portare scheletro di un oggetti della topo, natura, ma lo però scheletro di un topo, figli miei, era manna. molto interessante. Vabbè. Poi amo gli insetti, quindi per fortuna con gli insetti invece non ho difficoltà. E che facciamo? Facciamo, allora, i ragazzi li osservano. Osservano prima l'oggetto ad occhio nudo, poi lo osservano con la lente di ingrandimento, e come vedi nell'ultima immagine, li mostriamo al microscopio. Nel mostrarli al microscopio facciamo un doppio racconto. Parallelo, che spesso è anche un dibattito, diciamo, tra Valentina, che da biologa spiega le funzioni svolte da quelle parti, da quelle morfologie, da quei dettagli, mentre invece io, col mio punto di vista di designer, osservo questi dettagli come se fossero oggetti, e quindi col mio stesso approccio all'oggetto. Quindi dico: questo io penso che sia alleggerito in questo punto, perché l'ala deve volare, eccetera. Quindi delle Certo. volte devo dire che mi imbarco anche in delle ipotesi che non sono Beh, sempre poi magari certo. fondate, Però però magari fa scopri parte e della trovi qualcosa di creatività. nuovo. Cioè, voglio Devo dire che poi dire. aiutiamo delle volte i biologi in questo, per esempio i paleontologi, e quindi facciamo questo dibattito e io spiego cosa poi è trasferibile. Cioè, per esempio, ragazzi, questo può servire a fare, per esempio, il piede di un tavolo, o potrebbe servire, insomma, gli do un po' di input. E per me questo è un momento fondamentale, perché io dico sempre ai ragazzi: vorrei che voi, dopo questo workshop, aveste acquisito un modo di osservare i dettagli delle cose in generale in maniera diversa, di soffermarvi sui dettagli, non solo quelli della natura, perché io ho la sensazione che i ragazzi di oggi, i bambini in particolare, ma i ragazzi, anche i miei studenti universitari, tendano, avendo
essendo bombardati tanti immagini in movimento, loro hanno difficoltà proprio a focalizzare il dettaglio. E poiché per fare il designer e per fare il designer bene, devi curarlo il dettaglio, devi progettarlo veramente con attenzione alla cura. E in più per fare il designer italiano, devi comunque essere fedele alla nostra storia di design dei grandi maestri che erano particolarmente attenti e dediti ai dettagli, è importante insegnare a fermarsi e a chiedersi delle cose su questi dettagli. E devo dire che questa cosa in genere funziona, perché poi dopo i ragazzi mi raccontano che hanno, ma anche iniziano a guardare i dettagli di tutto, anche poi degli oggetti di design, anche delle opere d'arte, della statua archeologica. Per me questo discorso sul dettaglio è di vitale importanza per il lavoro che Certo. facciamo. Io sto vedendo delle fotografie della tua presentazione che sono pazzesche. Dobbiamo vedere le ultime perché poi volevo parlare di un'altra questione. Però sono una più bella dell'altra e non so come fare. Se parliamo proprio di fotografie della natura, vabbè, che affascinano tantissimo pure me. Questa è bellissima. Non so cosa Questo è sia, ma è proprio il bellissima. riccio. Questo è il Ah, riccio, questo è lo questo. scheletro del riccio ed è proprio l'oggetto di ricerca di Valentina. Ok. E incredibilmente questa foto l'ho fatta io, perché poi quello che fa ridere è che a un certo punto io ho imparato bene a usare questi microscopi USB e faccio anche delle belle foto, devo dire, delle volte, perché per quanto sia una designer, faccio delle foto biologiche. Tutte quelle che vedi adesso in questa fase sono tutte fatte con quei microscopietti che dovrebbero essere dei gadget, ma che io uso in Ah, aula. sì, ne ho Quelli uno pure lì con... io. Io li uso in aula e ho Ok. imparato a gestirlo abbastanza bene e gli faccio vedere i dettagli che mi fa piace mostrare. Questa è proprio la cucitura tra le piastre che Valentina sta studiando attraverso microscopi a scansione. Sta elaborando appunto con un gruppo di rosati e marmo, stanno cercando di capire tutta la parte strutturale, le motivazioni strutturali e stanno venendo fuori dei risultati. Lei si dottora tra poco su questo argomento Facciamo gli e auguri in questo anticipo allora. sì. Comunque, sì, bellissimo. Mi sono sempre più convinto a questo punto a comprare definitivamente un microscopio proprio enorme. Tu Me che lo lo sai piazzo in casa. usare, tu che lo sai usare, infatti sì. Sono proprio innamorato di queste Non cose. puoi Io sto rinunciare. passando le giornate con quel gadget guardandomi i pori della pelle Hai e visto? pensando a quanto Ma faccia schifo la nostra faccia se la vedi al sai che c'è una microscopio. cosa strana? Che ci sono alcuni oggetti che sono belli ad occhio nudo e Esatto. poi guardati a microscopio non significano quasi niente. Altri invece che sembrano banalissimi a occhio nudo, poi guardate a microscopio e sono Sì, incredibili, sì, sì, sì. dei coralli, delle cose del genere. Quindi è bello per i ragazzi andare a fondo di questo. Ma certo, è la scoperta del mondo, letteralmente. Questo Questa è il che cos'è? pistillo di un fiore, Ah, che bello. Anche qua, beh, questo è un questo, fiore, sì. Questo si no? riconosce, un fiore, Una foglia, si foglia. Vedi quanto è riconosce. bello vedere i particolari. Sembra una città Io qui dall'alto. spiego, è bravo, è quello che dicevamo prima, poi questo io glielo faccio vedere anche per mostrargli come delle figure, cioè dei pattern, quindi praticamente delle strutture geometriche. Le trovi a varie scale, quindi dal satellite alla foglia, puoi arrivare al SEM, quindi alla nanostruttura. Perché? Perché hanno una motivazione poi in genere generativa. Sono delle forme, come la spirale, per esempio, delle forme ricorrenti in natura, perché la natura alla fine si autocostruisce sempre allo stesso modo alle varie scale. Quindi questo mi piace molto mostrarlo e anche fare l'esercizio a loro di cercare delle geometrie analoghe a diverse scale. Questo lo riconosci? Credo che sia l'occhio di una civetta. Può No, essere. perché questa è No, la questo è un farfalla. uccello. Questo è un uccello di. Eh sì, È ok. la Sembra un farfalla. occhio, giustamente. Vedo Bravo, i peli, ovviamente. Come farebbe un occhio bravo. Bravo. ad essere peloso? Questa è una farfalla che imita l'occhio della civetta Ok. per non Ci è farsi uscito beccare bene. dai predatori. Sì. Avevo Sempre visto delle fatta da farfalle. noi, eh? Sì.
Sono spettacolari perché quando sono appese, effettivamente, mamma mia, sembrano veramente tanto delle uccelli, degli uccelli, in questo caso delle civette in agguato, che tu vedi, non vedi. Ed effettivamente i predatori di conseguenza non si avvicinano. Poi quando si mettono a volare, tu rimani perplesso E così. con questi poi entriamo nel mondo meraviglioso della mimetizzazione, dei vari tipi di Beh, mimetizzazione, che poi certo. per il design sono poi. Questa è una povera formica che Non si è trovata a sapevano. passare di lì. E questi sono i nature model invece, perché loro poi dopo aver visto o osservato i dettagli, gli Eccolo chiedo qua. di mettere a punto dei nature model per dimostrare come funzionano alcune strutture. Questo è Ma il che modo in cui bello. funziona l'uovo. L'uovo che tende a, grazie a questa struttura morfologica, a mantenere la posizione del tuorlo sempre nella stessa posizione dello spazio, quindi anche con i movimenti, anche girandolo, questo alla fine, scuotendolo un po', il pallino rosso arriva sempre in alto. E quindi abbiamo dimostrato che quello che avevamo letto in un articolo scientifico è vero, perché l'abbiamo sperimentato. E questo per gli studenti è importante perché attraverso questo tipo di nature model loro poi riescono a trasferire quel principio. Perché a me non piace che l'idea di imitare le forme in maniera così acritica, mi piace invece l'idea di imitare dei concetti, anche magari usando, tu vedrai, adesso magari vedremo qualche foto di prodotti, non sempre i prodotti somigliano alle loro ispirazioni, alle loro bioispirazioni, alcune volte sì, altre no. Ma a me piace che magari non ci somiglino, che semplicemente traducano quel principio, quel funzionamento dal punto di vista funzionale, non estetico. Beh, certo, poi è necessario anche adattarli alle esigenze, poi avere una mente anche in grado di, insomma, di uscire dallo schema di quello che ha visto per poterlo quindi Certo. applicare, inventare cose nuove, è indispensabile. E poi c'è l'aspetto che noi siamo dei designer, quindi non è che prendiamo una cosa e la copiamo, altrimenti non saremmo dei Beh. designer. Invece tutto questo viene filtrato da una cultura del design, da una serie di vincoli, di tendenze, di esigenze espressive, uno stile del designer, un approccio. Per cui quello a cui io tengo molto è che questa poi ricerca di riferimenti biologici avvenga dopo una prima intuizione progettuale, cioè noi designer analizziamo un problema, proviamo a prefigurare, quindi andare molto in avanti con l'immaginazione per immaginare che cosa vorremmo fare, anche in funzione poi di quello che è il mercato, perché poi comunque il designer lavora, non è arte, boh, deve andare sul mercato, quindi abbiamo bisogno anche di fare indagini di mercato, analizzare quelle che sono le esigenze e le attitudini degli utenti, si chiama approccio Human Centered Design, quindi cerchiamo di anche fare interviste, sondaggi, capire le persone che cosa vogliono e da lì abbiamo un'intuizione e sulla base di quell'intuizione poi interroghiamo la natura, non prima, altrimenti sarebbe un processo automatico in cui la capacità critica e progettuale del designer viene a cadere, non ha più senso. Certo. Ascolta, noi abbiamo ancora un pochino di tempo e vorrei cambiare drasticamente e radicalmente argomento, così da concludere con una cosa un pochino più, non lo so, da chiacchierata proprio caciarona. Ti volevo chiedere, dato che tu stai facendo lezioni online, ti stai occupando di, insomma, di insegnamento e devi farlo online perché il periodo è quello che è, come la stai vivendo la cosa? Ci sono aspetti positivi, negativi? Io sono troppo vecchio per fare lezioni online con gli studenti, però ieri ho fatto io da professore ed è stato un disastro per alcuni casi. Allora, noi diciamo che le università rispetto alle scuole sono riuscite abbastanza velocemente a implementare gli strumenti, a scegliere le piattaforme. Abbiamo fatto dei corsi di formazione iperveloci, quindi quasi da subito nel momento del lockdown abbiamo iniziato a insegnare online. E abbiamo avuto poi a marzo, dopo, cioè pochissimo, praticamente pochi giorni, anche le tesi di laurea, quindi anche le sedute di laurea. Noi usiamo Teams nello specifico, ma poi io mi sono trovata a fare lezioni a Venezia, lezioni a Milano, lezioni a Bari, in vari posti con varie Hai girato più piattaforme. di Quindi quanto non avresti potuto girare, sì, casomai. oddio, io giravo tanto, però comunque certo è più comodo girare così, ci sono dei pro e dei contro. Allora,
Molti vedono i contro, dipende molto anche dall'attitudine e dall'abitudine a usare gli strumenti digitali. I nostri ragazzi li hanno, ovviamente sono molto propensi, quindi li usano bene, non hanno grandi problemi. Noi docenti dipende un po' anche dalla generazione. Io per fortuna ero già abbastanza immersa nel mondo digitale, quindi non ho avuto grandi problemi. Mi manca molto il poter sketchare e disegnare con gli studenti, quel momento in cui si sta da vicino e si disegna insieme, perché io lo faccio molto a mano proprio, disegniamo, allora gli faccio uno schizzo, quella parte mi manca moltissimo, ma è una parte che in ogni caso non, ci dovremo rinunciare per un po' fino a quando non potremo poi stare effettivamente vicini. Quindi a quel punto questi strumenti usati bene, io uso un tablet con cui schizzo e quindi poi i ragazzi vendono in diretta il mio lavoro di disegno. Siamo riusciti comunque a risolvere questo problema. Quello che è molto comodo, secondo me, che dovremmo conservare poi nel tempo, è il fatto di avere poi queste piattaforme che hanno anche dei repository, quindi praticamente delle cartelle dove io gli faccio depositare le esercitazioni e quindi i ragazzi riescono ad essere molto puntuali. Io non mi perdo tutte le carte delle consegne, in qualsiasi momento andiamo a recuperare la consegna di quel giorno. Sono precisissimi, iniziamo le lezioni molto, in maniera molto precisa. Io poi insegno ad Aversa, perché la mia sede è ad Aversa, vicino Caserta, quindi a più o meno un'ora e mezza di distanza. Se trovo traffico, magari rischio di far tardi, invece così è molto più rilassato. La puntualità è la cosa che più mi ha colpito, perché da napoletani noi non siamo tendenti proprio ad essere puntuali. Invece i ragazzi lì pronti, Io da pugliese puntualissimi. nemmeno, proprio non, C'è ormai un problema, c'è un c'è un problema che mi problema di fa fondo. soffrire. No, c'è un problema che mi fa soffrire moltissimo. Vorrei fare un appello a tutti gli studenti universitari. Noi, quando abbiamo iniziato l'uso di queste piattaforme, temevamo che non reggesse la rete e quindi chiedevamo di non mostrarsi in telecamera. Ed eravamo presenti noi e loro rispondevano, eccetera. Io poi faccio molto un lavoro di collaborazione, quindi loro portano esercitazioni, discutiamo le esercitazioni di ognuno, quindi loro parlano molto, non parlo soltanto io nel corso. Però non si paventano, non accendono le telecamere. Questa è la mia più grande sofferenza, perché quello che mi piace è che mentre in un'aula, io ho aule di 80 studenti, io non riesco a vedere il viso del ragazzo dell'ultima, quindi non riesco a vedere l'espressione, se capisce, eccetera. Da qui invece noi ci vediamo tutti occhi con gli occhi, ci ascoltiamo benissimo, loro mi sentono Certo. benissimo. Se io devo mandare un video, io vado, googlo e vado all'istante, quindi è tutto molto più efficace, però ci dobbiamo guardare negli occhi. Secondo me questa So. parte, diciamo, prossemica della lezione si può applicare a questi strumenti. Non è che gli strumenti non sono adatti, però mi devono fare il favore di... E invece ogni volta, sai perché? Perché magari sono in pigiama, magari non sono truccati, magari non sono... perché loro sono molto più attenti all'estetica di noi. E quindi, no, professoressa, forse no, non mi funziona questo, non mi funziona quello, eccetera. In realtà, e a me non mi va di obbligarli, però qualche volta penso, un giorno ho fatto una specie di sciopero, ho detto, ragazzi, io non accendo la telecamera se non li accendete anche voi. E quindi facciamo questa cosa così, senza vederci. E vedrete che comunque sarà meno bello ascoltarmi senza guardarmi le espressioni negli occhi, i gesti, poi io gesticolo tanto. E quindi questo è il più grande limite. Io credo che però in ogni caso fare lezioni in presenza con le mascherine, senza poter respirare, senza potersi avvicinare, sia ancora più una sofferenza. Soprattutto per me che giro tra i banchi, che sto molto vicino ai ragazzi. No, immagino. Comunque sì, ti do perfettamente ragione, cioè nel senso la vivo nello stesso modo anch'io, so che stare parlando a delle icone con il nome in sovraimpressione, però di cui non vedi la faccia, è una cosa bella difficile anche, impersonale. Allora, ieri io ho fatto tre lezioni per un progetto che si chiamava Dottor Fakenstein sulle fake news, no? Cose del genere. E quindi ogni lezione c'erano un gruppo di studenti da varie scuole, ma erano molto numerosi, parliamo massimo erano 150 persone. Quindi vabbè, anche lì non c'è modo di vederli tutti, però
però è stato super complicato da un certo punto di vista, perché a un certo punto mi sono ritrovato a fare una sorta di monologo, non avendo assolutamente idea. Feedback. Sì, no, sai, a volte è semplicemente vedere anche una persona che guarda in camera e fa sì con la testa o dice no o si sta annoiando, eccetera. È una cosa che in qualche modo ti spinge a e ti esalta il discorso, eccetera. Quindi la prima è stata un pochino così. La seconda è stata ancora peggio. Perché nella... No, era la prima. Nella prima cosa è successo? Ho iniziato a mostrare, tra l'altro, delle immagini e c'è stato uno dei ragazzi, dei 150 ragazzi, ovviamente impossibile riconoscere chi fosse, che ha iniziato a disegnare delle svastiche, dei peni sul... E ho detto, va bene, quindi niente immagini, lasciamo stare, va bene. Poi siamo erano andati... più piccini, forse. Erano di secondo superiore, penso, nemmeno troppo, però vabbè, basta una persona poco... basta una persona un po' più scema e tutti gli altri 150 ne passano. Peccato, perché poi si rovinano l'esperienza. Un altro aspetto secondo me interessante, perché noi usiamo moltissimo la stampa 3D, le tecnologie digitali, perché come dicevo prima cerchiamo poi di impiegare i nuovi strumenti, quindi nuovi materiali, nuove tecnologie. E un altro dei pilastri del mio laboratorio, che si chiama Gabriele Pontillo, è un grande esperto di stampa 3D e sta facendo anche lui un dottorato di ricerca, ma sulle applicazioni del design nell'ambito della riabilitazione dell'ortopedia. E quello che è stato molto bello in questo periodo è che io e lui disegniamo insieme attraverso sempre tablet e cose del genere, e dopo un po' lui elabora anche la stampa 3D di quell'oggetto che abbiamo disegnato. Quindi a distanza, lui in un posto, io nell'altro, riusciamo ad arrivare ad una, diciamo, concretizzazione dell'oggetto, che magari prima era più complicato perché eravamo all'università in un altro contesto, la stampante era da un'altra parte, c'erano intanto... Invece adesso facciamo delle riunioni dedicate e dei processi si sono molto velocizzati. Tutto quello che è poi processo digitale, ovviamente, con questi sistemi è diventato più fluido, più facile, più diretto. Beh, certo, sono molto felice, anche perché ricordiamo che questo è un'ottima anche soluzione per abbassare un pochino le emissioni. Tu hai detto un'ora di macchina ti serviva per arrivare lì sul posto. Io immagino... solo tu, immagina tutti gli studenti, chi non c'è la macchina, c'è il motorino, chi deve chiedere ai genitori, chi deve prendere i mezzi, è una cosa molto bella. Speriamo però che facciamo tanti passi in avanti anche da questo punto di vista, perché sì, insomma, ci sono ancora dei piccoli problemini per... anche perché per molti tutti la vivono in maniera diversa. Sarebbe bello se riuscissimo a ottimizzare in modo tale che tutti ne godessero, riuscissero a utilizzare il mezzo nel modo massimo possibile. Nel tuo caso, ad esempio, speriamo che tutti accendano le videocamere e inizino a prendere questa cosa sul serio e non come vabbè, ma tanto, ma in fondo vabbè. Però bisogna mettersi d'accordo anche tra professori in questo caso, perché se tutti gli altri non gli frega niente, voi capito, è ovvio che uno pensa vabbè, ma nessuno la vuole. Infatti nelle scuole sono riuscito a risolverlo. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che comunque si stanno diffondendo quelle che sono chiamate tech pathologies, che sono quelle patologie o quei fastidi dovuti all'eccesso dell'uso dei telefonini, quindi per esempio problemi alla cervicale, problemi di artrosi alle mani. Ci sono tutta una serie di cose che, su cui noi stiamo lavorando appunto con gli ortopedici per cercare di ridurre e per cercare poi anche di far apprezzare quella parte invece fisica, analogica. E forse dopo tutto questo digitale noi riusciremo ad apprezzare anche tutti quegli aspetti della prossimità e della relazione umana in prossimità, che sono legate poi anche alla chimica, no? Fisiologica di noi esseri umani. E anche nel design, cioè anche nei nostri progetti, noi cerchiamo di lavorare molto su questo, di aiutare le relazioni, di fare una sorta di design relazionale che integri il digitale, che ormai è pervasivo, e anche tutti questi lati positivi, poi invece con tutto quello che c'è più di materico, fisiologico, concreto, ormonale dei nostri corpi e delle nostre relazioni.
Eh sì, alla fine siamo degli animali sociali, dobbiamo imparare a sfruttarci anche questo, insomma, è importante. Speriamo di poter tornare a una sorta di normalità, diciamo, che riesca ad utilizzare le nuove tecnologie che abbiamo implementato per fortuna durante questa emergenza, perché alla fine se non ci fosse stata, forse non l'avremmo mai fatto, però in un equilibrio diverso che permetta comunque di continuare a fare le cose che richiedono la fisicità. Ad esempio, nel tuo caso penso che tu potresti fare la maggior parte delle lezioni online e quando si tratta di fare le lezioni di persona o ridurre anche semplicemente il numero di lezioni totale da fare in persona e farne la metà online sarebbe già un successo clamoroso, no? O almeno le revisioni, per esempio, alcune. No, le revisioni vanno fatte fisicamente. Sì, bisognerebbe riorganizzare la cosa. In ogni caso, l'obiettivo è quello appunto di avere una prossimità potenziata dal digitale. Questo è secondo me l'obiettivo. Però quello che dicevi tu dell'aspetto della riduzione dell'impatto ambientale, non dobbiamo perderlo. Io, per esempio, notavo in una passeggiata nel lungomare che in 5-6 giorni di zona rossa il mare era trasparente, ma non è che si è depurato, però semplicemente le barche non hanno creato, diciamo, non hanno fatto risalire la sabbia, ma in ogni caso era proprio diverso dalla settimana precedente. E poi ci vuole poco a farlo di nuovo peggiorare. Io so che quest'anno, per esempio, c'è stato un aumento dei pesci, ci hanno detto a Procida. Incredibile, perché non pescando per un paio di mesi questi poveri pesci sono riusciti finalmente a riprodursi, a fare il loro dovere. E, insomma, anche in poco tempo siamo riusciti ad avere degli effetti. Io spero che questi effetti rimangano un po' nel cuore a tutti, per fare delle scelte di stili di vita, più consapevoli, legati a quello che abbiamo visto. Incrociamo le dita e speriamo in un futuro migliore o almeno di prendere tutto il meglio da tutte le esperienze che abbiamo fatto e riuscire a integrarle come si deve. Guarda, Carla, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata. Siamo stati insieme 1 ora e 20 ed è stato super interessante. Io avrei tantissime altre domande da farti, però vabbè, il tempo è finito e abbiamo altre cose da fare, però veramente. Mamma mia, è stato super interessante. E nulla. Allora, a questo punto ti auguro il meglio. Speriamo davvero che si possa continuare a implementare il design in tutti gli ambienti, soprattutto quelli scientifici. E speriamo per quanto mi riguarda, in dei graphical abstract decenti, molto migliore di quelli che ne ho fatti. Grazie a tutti quelli che avete guardato. Questo era l'ultimo episodio di Salotto Pirata. E nulla, è stato un viaggio meraviglioso. Se mi state seguendo su Twitch, sappiate che tornerò prossimamente in live per una live alla settimana, però adesso vediamo un pochino come fare, eccetera, eccetera. Però ecco, questo bellissimo viaggio che abbiamo fatto parlando con i professionisti, professori, ricercatori riguardo alla loro branca di interesse, ma anche a cose che magari non tutti sapevano. È stato super interessante. Se qualcuno di voi fosse interessato, trova tutto quanto sui soliti canali. Quindi, oltre che sui canali della Città della Scienza, del Festival Futuro Remoto, anche sul canale YouTube Club Pirata o su Twitch, come sempre, rimangono per 14 giorni, qualcosa del genere, se non erro, i video. Quindi potete ancora recuperarli. E detto questo, nulla, ci vediamo prestissimo. Ancora un grazie a Carla. E mi Grazie raccomando. E mi raccomando, statemi bene, noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao ciao. a te. Grazie.